Fabi TG speciale coronavirus edizione 28 maggio 2020. Servizio del giornale Radio Rai, la denuncia della Fabi, alcune banche hanno privilegiato le aziende del nord, mentre nel mezzogiorno si sta allargando il rischio usura. Il servizio su www.fabi.it. In sole 4 regioni del nord Italia, oltre il 50% dei prestiti, le principali testate giornalistiche hanno rilanciato lo studio della Fabi e le dichiarazioni del segretario generale Sileoni. Alcune banche, per loro convenienze, stanno penalizzando determinati territori e ne stanno favorendo altri. Il risultato è che in specifiche aree del paese, soprattutto del sud, si sta allargando il rischio usura per le imprese. Gli articoli su www.fabi.it. È evidente che la crisi avrà un impatto rilevante. Si vedranno aumentare i crediti deteriorati. È quanto affermato il direttore generale dell'ABI Giovanni Sabatini. Due elementi aiuterebbero: la maggiore flessibilità permessa dalle regole europee in una logica di maggior sostegno all'economia e una maggior capitalizzazione delle banche. Le modifiche al decreto liquidità in sede di conversione potrebbero provocare un ingolfamento se le banche dovessero rielaborare le 400.000 pratiche con le caratteristiche della prima versione del decreto. Serve quindi una soluzione normativa, ha detto il direttore generale dell'ABI Giovanni Sabatini. Le domande inviate dalle banche al fondo di garanzia sono oltre 413.000 per oltre 19 miliardi di finanziamenti richiesti. Dopo poco più di 4 mesi dai primi casi di coronavirus nella regione europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono ora oltre 2 milioni i casi confermati di Covid-19 e oltre 175.000 le persone decedute. Il 94% delle vittime di età pari o superiore a 60 anni e il 59% sono uomini. Se nel complesso le banche assumono un atteggiamento di prudenza, esso non si può giudicare errato, lo ha detto Paolo Savona, presidente di Consob. La posizione di rischio dell'attività bancaria dipende dalla capacità di rimborso dei crediti in essere, che segue il ciclo degli andamenti dell'attività produttiva, sulla quale oggi gravano le maggiori incertezze. Stati Uniti, oltre 100.000 le vittime legate alla pandemia di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Francia si prepara ad allentare la stretta imposta a causa del coronavirus. La nuova fase dovrebbe cominciare il 2 giugno. Cina favorevole a un'indagine internazionale indipendente sulla pandemia, in programma di sbloccare alcuni collegamenti aerei, tra cui l'Italia, esclusi invece gli Stati Uniti. Russia, più di 4.000 persone hanno perso la vita per complicanze legate al coronavirus, a essere maggiormente colpite la regione di Mosca. Germania ha previsto un crollo del PIL del 6,6% a seguito della pandemia da coronavirus. Si tratta di un calo peggiore di quanto avvenuto dopo la crisi del 2008, che fece registrare una flessione del 5,7%, ma nel 2021 l'economia dovrebbe crescere del 10,2%. Utilizzare i fondi dell'Unione Europea al centro della proposta della Commissione per un taglio delle tasse? No, questi soldi saranno presi a prestiti in Europa e si deciderà insieme come utilizzarli, lo ha detto Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio Italiano sui Conti Pubblici. Le immagini della Movida mi preoccupano molto, si sta facendo quello che non si deve fare, così rilanciamo il virus. A lanciare l'allarme il virologo del Policlinico Tor Vergata e direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive, Massimo Andreoni.